Le avventure di Zarco. C'era una volta un bambino di nome Zarco che viaggiava per paesi e paesi a fare spettacoli insieme al papà e alla mamma. Ma Zarco non aveva mai visto il mare, che era il suo grande desiderio, ne aveva sempre sentito parlare, ma non l'aveva mai visto. Sognava in continuazione il mare, abitato da tre nani che rimanevano dentro una vasca da bagno. Poi li vedeva che camminavano sulla riva, con la vasca rovesciata sulle loro teste, e due uomini che li osservavano. Uno era l'uomo boa e l'altro l'uomo pallone. E poi un'enorme bocca che si chiedeva: dove va la luce quando si spegne? E quando Zarco si svegliava, aveva gli occhi felici, continuando a desiderare sempre di più di vedere il mare, chiedendo insistentemente al padre di portarcelo, ma il papà si ostinava a pensare solo al suo lavoro per mandare avanti la famiglia. Ai loro spettacoli arrivava sempre tanta gente che li applaudiva, il padre suonava la fisarmonica, la madre cantava. E Zarco provvedeva a raccogliere i soldi girando tra la gente con un cappello in mano e lo sguardo triste. Gli unici suoni belli che piacevano a Zarco venivano dagli strumenti appesi nel camper, che si mettevano a suonare da soli per tutto il viaggio, sballottati di qua e di là. Finalmente, girovagando, girovagando, Zarco per la prima volta arrivò al mare e diventò felicissimo. Ma appena capì che il mare era salato, rimase così deluso da destare la preoccupazione della mamma e del papà, che non si spiegavano che cosa avesse. Zarco iniziò a pensare che poteva addolcire il mare versandoci dello zucchero dentro. Così cominciò a svuotare nel mare tutto lo zucchero che aveva trovato nel camper. Non soddisfatto, svuotò tutte le zuccheriere dai tavolini di un bar. Ma alla fine, dopo aver versato in acqua tutto quello zucchero, rimase deluso perché il suo mare continuava ad essere salato. La mamma e il papà di Zarco erano sempre più preoccupati per il comportamento triste del figlio e si chiedevano perplessi che fine avesse fatto tutto lo zucchero che era nel camper. Zarco la notte sognava il suo mare con l'aspetto di un mostro. E la mattina, quando si svegliava, correva a comprare tanto zucchero e anche tante caramelle. Poi versava tutto lo zucchero nel mare, mentre le caramelle, una la gettava in acqua e l'altra se la mangiava. In fondo anche lui aveva bisogno di addolcirsi. Ma pur avendo buttato quantità enormi di zucchero e caramelle nel mare, Zarco rimaneva sempre deluso. Il suo mare era sempre tanto salato. Zarco era sempre triste, e anche i suoi genitori a vederlo in quello stato senza capirne il perché. Zarco continuava a partecipare agli spettacoli senza entusiasmo, ed erano giorni che mangiava poco poco. I suoi genitori amorevolmente cercavano di farlo mangiare e di capire che cosa avesse. Zarco e tutta la sua famiglia, intanto, continuavano il loro girovagare giorno e notte per portare in giro il loro spettacolo straordinario. Anche gli strumenti sembravano suonare una musica triste. Ma una mattina Zarco si svegliò e scoprì che il camper era parcheggiato proprio vicino all'acqua. Zarco quindi pensò di fare un altro tentativo per vedere se dopo tutto lo zucchero e le caramelle che ci aveva buttato dentro il mare fosse diventato dolce. Con sua grande sorpresa scoprì che il suo sogno si era avverato. I genitori rimasero stupiti e felici di vedere di nuovo il sorriso sul volto di Zarco. Questa era una storia di Zarco, che ha sempre creduto che la vita vada vissuta come una bella favola.